video su YouTube, e questo secondo me deve essere oggi aggregato in un unico posto dove le persone possano trovare consigli di cucina, ricette, tutti quelli che hanno la passione per l'argomento food possano trovare una risposta sia costruita da noi sia costruita dagli utenti. Tutto ovviamente connesso con Facebook, perché la maggior parte delle nostre persone viene da Facebook, però in un sito esterno, in un'applicazione mobile, nella possibilità magari di andarsi a fare un ricettario personale direttamente sul proprio device, quindi al posto che avere questi padroni che si hanno in cucina, in cui tutte le ricette, i fogli se li perdi, non li perdi, perché non utilizzare l'iPad? Ce l'hai in casa, puoi scriverci le ricette, tutte queste norme database si va a confrontare con le altre ricette inserite dagli utenti, magari ti viene data una votazione su quanto è buona la tua ricetta e su quanto gli altri utenti la valutano positiva, in modo da migliorarla sempre di più. L'idea è un po' di creare un portale italiano di social food experience, quindi unire la parte di community, la parte di blog, la parte di video, la parte di multimedia, per un portale che sia in realtà un aggregatore di contenuti, non come aggregatore al vecchio senso, ma come insieme di altri contenuti presi da altre forme. Ogni persona avrebbe senso andare a caricare i video sul proprio spazio, ma molto meglio utilizzare YouTube, che ha una sua community, quindi utilizzare questo, non avrebbe senso portare fuori tutti gli utenti da Facebook, perché se gli utenti si sono aggregati lì, forse un motivo ci sarà. L'idea poi a cui abbiamo lavorato e che stiamo lavorando adesso è il Cucchiaio d'Argento, storico libro di cucina italiano che è fortissimo sul cartaceo, non so quanti milioni di copie abbia venduto, che online però aveva bisogno di una spinta. E un po' come il modello di Viral Farm. Viral Farm è partita senza un finanziamento, è partita semplicemente facendo consulenza per clienti. Questa consulenza poi poteva andare a finanziare quello anche nei progetti interni. Questa stessa logica è stata usata anche all'interno del cucchiaio di mezzo chilo con il cucchiaio. Quindi si è partito dalla creazione di una pagina, il cucchiaio ci ha notati perché non si poteva non notare nel campo di una pagina così grande, e ha voluto che lavorassimo a quello che era il nuovo cucchiaio d'argento, quindi l'estrema qualità da collegare a una community. E questo è un po' il concetto che, come diceva, è la base di Viral Farm, unire la competenza e quello che tu puoi andare a prendere da un cliente che ha un aspetto anche di impostazione giornalistica che non avevamo, di qualità estrema forse delle ricette, e portarla su una cosa che però loro non avevano, il know-how dei social media, il know-how della contrattazione e tutto ciò. Grazie mille. È stato breve perché visto che ho rotto le scatole a tutti per gli scorsi tre interventi non potevo io uscire dai tempi. Se c'è qualche domanda, se no abbiamo giusto 4 minuti. Ok. Nessuna domanda, niente. Vai. Un po' più carina la domanda, però mi è venuto in mente. Io non è che conosco tutti i portali, però un po' mi piace anche per la sonda. E mi sembra che sulla cucina ci siano comunque tante realtà abbastanza conosciute. Mi viene in mente dallo Zafferano, che ovviamente è il conosciuto e dalla parte. L'incubo notturno a livello al palo. Da una parte credo che sia non facile, però mi sembra che far divertire le persone con il cibo sia più semplice che farlo parlando per con i romani. Senza dubbio. Sono facciamo anche questo, purtroppo parliamo anche di pneumatici. Sono poi che sono stati bravissimi a arrivare a quello che ti ha appena raccontato, però mi viene da chiedere, ormai penso che io è riuscito a fare più tanto in un anno, non so, forse parimenti a quanto faccio. Non è anche arrivati a questi numeri su Facebook, questo perché lo so, ma forse abbiamo fatto qualche cosa, nel senso che l'idea da cui era fare tutti questi portali di cucina è uno dei settori forse più inflazionati in Italia, nel senso che il numero di blog di cucina è altissimo, non so quante migliaia sono in onda, 2500 blog di cucina.
in cui tutti, cioè le ricette, ho fatto un calcolo solo se non analisi SEO, ci sono non più di 500 ricette che possono portare un minimo di traffico. 500 ricette sono 2500 blog, quindi vuol dire che tutti si lavorano sulle stesse cose. Il problema principale di tutti gli altri che erano partiti, che forse non so se mai nessuno ci ha lavorato, tutti, io quello che vedo è che Giallo Zafferano, che fa 7-8 volte gli utenti che oggi noi facciamo, non ha una community su Facebook, l'ha creata dopo che siamo partiti noi, quindi io penso dopo quello, il gruppo Banzai, perché Giallo Zafferano fa parte del gruppo, ma è un gruppo abbastanza piccolo in Italia, non aveva investimenti da fare, però non è partito su Facebook perché era molto forte sul sito internet, fortissimo sul SEO, aveva già la più grossa community forse italiana di cucina e non ha pensato che Facebook potesse essere un nuovo modo di aggregare le persone. C'era stato qualche blog personale, quindi qualche persona che aveva creato la sua paginetta, che però ha numeri molto piccoli. La nostra idea, che è l'idea che portiamo un po' in tutta la Farm, ha su Facebook un insieme di community per circa 1,5 milioni di persone, quindi tra varie community di cucina, di musica, di cinema, di farce. E l'idea che è stata un pochino nostra è che su Facebook non va lo stesso contenuto che va su Google, non va lo stesso contenuto che quando avete un sito. Io mi scontro tutti i giorni con Chiara, che lo gestisce, che viene dal mondo giornalistico, più cartaceo, andiamo a dire, che ha un'idea di articolo che è magari diversa da quello che può essere l'articolo su social media. Perché? Perché come dicevo prima, se noi guardiamo il traffico che arriva da Facebook, viene tutto sulle ricette di dolci, arriva sugli articoli un po' strani, se tu guardi il traffico che si arriva da Google sono le classiche ricette, la cotoletta alla milanese. Se tu condividi su Facebook la cotoletta alla milanese, nessuno la vuole. Perché? Perché sembra una cosa che se tu sei su Facebook, sei con i tuoi amici, vuoi intrattenimento, vuoi un qualche cosa che ti dia uno stimolo a cliccare su quell'azione, perché subito prima è un tuo amico, subito dopo ne è un altro, è un'altra pagina. Quello che... ricette strane, sì. Neanche troppo strane, però diamo una forma di contenuto, noi non postiamo tutti gli articoli, come il problema di tutti è che spostano e dicono prendo gli RSS e li buttano su una pagina Facebook. Questo non ti crea conversazione, va bene, sono su Facebook, ma cosa sto ottenendo? Per riuscire a creare una conversazione bisogna metterci lì, dalle 9 al mattino programmiamo la programmazione alle 10 di sera, quindi serve qualcuno che poi ogni ora circa andiamo a scrivere sulla pagina. E serve qualcuno che crei questa conversazione, che guardi cosa gli utenti vogliono, cosa che magari una volta è la ricetta regionale, perché l'utente ha voglia di condividersi in bacheca il piatto suo preferito, perché se tu sei nata col casatiello napoletano, perché non so se di Napoli, e se l'ha portato su da Napoli con orgoglio, altrettanto probabilmente se lo condividerebbe in bacheca, e così milioni di persone, la pagina è cresciuta perché sono stati creati contenuti virali che le persone avevano voglia di condividersi in bacheca. Nessuno di tutti gli altri portali di cucina ha mai pensato che andare semplicemente a mettere uno stream, anche se avere un brand, il cucchiaio d'argento ha 500 fan, credo che tra il cucchiaio d'argento e mezzo chilo il brand non mi entra. Posso una domanda? Cioè, secondo me, da un lato mezzo chilo, dall'altro le strutture di comunicazione tradizionali, probabilmente quello che mi differenzia tantissimo sono gli obiettivi, cioè una struttura di comunicazione tradizionale, voglio dire, di sapore, fai gli articoli per fare gli articoli. Invece tu fai gli articoli, questo mezzo chilo fai gli articoli in ottica social. Ora, fate questa distinzione, quali sono i tuoi obiettivi? Cioè, qual è il modello di comunicazione? Alla fine sia noi che di sapore li prendiamo dalla parte di advertising, okay. Perché entrambi ci basiamo su quello. La differenza secondo me è partita che loro dicono ok, noi pensiamo di sapere di cucina, noi scriviamo di cucina, quindi scriviamo e diciamo ciò che noi vogliamo. Noi cerchiamo invece di dire ok, le persone che cos'è che conversano su Google, su Facebook, andiamo a fare la ricerca e guardiamo sugli spaghetti alle vongole, che cosa si dice, che cosa le persone condividono, andiamo da lì a cercare di estrapolare quello che può essere un contenuto virale. E da lì andiamo a ricreare, noi vogliamo fare intrattenimento in qualche modo, non soltanto noi dare, noi vogliamo creare la conversazione tra di loro. Ci sono altre domande? No? Se non puoi arrivare di là, andiamo a pranzo. Pranzo. Gracias.
scusate un secondo solo ancora. Dopo pranzo ci saranno altrettanto gli adesso. Un attimo solo perché dobbiamo bilanciare le due parti. La cucina non è veloce come la pagina Facebook di mezzo. Dopo pranzo torneremo qua, sono le 13:21, saranno circa le 14:15. Ci saranno ancora il doppio intervento sia dentro che fuori. Invertiremo le sale per un problema di capienza. Quindi di là diventa la sala 2, di là sala 1. Grazie.